Quanti trapani esistono in commercio? Come faccio a sapere qual è quello giusto per me? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao, sono Fani e oggi voglio parlarti dei trapani, perché è un argomento a cui tengo molto, visto che io ne ho collezionati abbastanza nel corso degli anni. Quindi voglio capire e farti capire qual è l'attrezzo giusto da comprare, cioè c'è proprio bisogno di avere un armamento così di trapani o c'è un trapano specifico che va meglio? E poi che differenze ci sono tra trapano a filo, trapano a batteria, trapano brushless, trapano martello demolitore, martello a percussione, avvitatore a massa battente, quanti ce ne sono? Quindi li vediamo tutti nel dettaglio, uno per uno, così traiamo le conclusioni, vediamo le differenze tra uno e l'altro e facciamo una guida all'acquisto per scegliere il prodotto migliore. Allora, partiamo dalla prima domanda. È meglio a filo o a batteria? La risposta è: non è meglio uno, non è meglio l'altro. Ci sono pro e contro di uno e pro e contro dell'altro. Quindi adesso andiamo a analizzarli. Allora, partiamo da questo, che è il mio fedele trapano della Makita, che questo qua ho acquistato circa 15 anni fa. È stato il mio primo trapano, mi accompagna ancora adesso perché funziona ancora perfettamente. Un classico 750 watt con mandrino autobloccante, ha la funzione della percussione, quindi questo qua può forare qualsiasi materiale. Diciamo subito i suoi pro. Il costo: un trapano del genere di marca si aggira sui 100 euro, dopo dipende dai vari range, ci sono anche quelli da 30 euro, ma lasciamo stare, e ci sono quelli da 150, però più o meno un trapano così decente, anche con meno di 100 euro lo si compra, con 80 euro lo trovi. Un trapano a batteria come questo, di marca, lo vai a pagare il doppio, mediamente un set così con due batterie lo paghi almeno 150-200 euro, quindi 80 euro, 200 euro, 1-0 per il filo. Il trapano a filo non ti abbandona mai, tu devi lavorare 8 ore, lo attacchi alla spina, lavori 8 ore di fila e non avrai mai bisogno di staccarlo, perché questo praticamente funziona di continuo. Il trapano a batteria si scarica, quindi possiamo anche avere batterie più grosse, tipo questa qua è una 2 A, possiamo usare anche batterie da 4 A, però tutte prima o poi si scaricano o arrivano a fine vita, quindi non sono eterni. Non durano una giornata di lavoro, magari con un set da 4 A, magari una giornata la tirate, però se dovete lavorare tanto, è meglio ancora il filo. Prestazioni: come potenza vince sempre lui, perché a parità lui è più potente rispetto a questo, ha più potenza. Perché è meglio il batteria rispetto a questo? Perché questo lo portate in giro, non ha l'ingombro del filo, quindi è comodissimo, potete metterlo in tasca e salire su una scala tranquillamente. Se dovete lavorare dove non c'è la presa di corrente, questo è indispensabile, perché il punto debole di questo è che comunque serve una presa, quindi se siete in giardino, se siete in un cantiere, se siete fuori casa e non c'è una presa di corrente, questo non ve ne fate niente. Invece questo qua, in qualsiasi situazione, è sempre pronto. Un altro punto a favore rispetto a questo è che lui fa il suo lavoro da trapano, ma fa anche da avvitatore. Questo invece non è avvitatore, è solo trapano. Quindi qui abbiamo due attrezzi in uno, quindi abbiamo due utensili, mentre qui ne abbiamo uno solo. Quale prendere? Dovete scegliere voi. Mi serve una volta al mese per mettere sulla mensolina in casa? Lo prendo a filo, tanto lo userò una volta al mese in casa. È inutile spendere 200 euro, ne spendo 70-80 e ho il trapano a filo in casa. So che lavorerò in giro, ho bisogno, non mi piace l'idea del filo, mi serve in giardino. Se devo andare in garage, in cantina a fare una cosa, devo portarmi la prolunga, me lo compro a batteria. Quindi bisogna valutare le esigenze, ok? Andiamo avanti. Ok, mettiamo un attimo da parte il discorso dei trapani a filo, che lo vediamo dopo. Approfondiamo un attimo il discorso batterie. Motore brushless, motore a spazzole. Il motore classico a spazzole, che conosciamo, quello che fa scintille. Le scintille sono normalissime, non è un difetto vedere le scintille,
perché non sto qui a entrare nel dettaglio di come funzionano i motori, potete andare a vedere video più specifici dove lo spiegano meglio, però in parole povere c'è un rotore e delle spazzole, dei carboncini che girano intorno, che generano elettricità e quindi fanno ruotare il mandrino. I carboncini, o spazzole dette comunemente, oppongono resistenza a questa rotazione. La fanno girare, ma dall'altra parte oppongono resistenza, quindi creano scintille, ma creano attrito. Questo attrito praticamente è uno sforzo, è uno spreco di energia che non viene trasmessa al mandrino. Al contrario, il motore brushless non ha le spazzole, non ha i carboncini che girano, ha una scheda elettronica che genera la rotazione direttamente al motore. Quindi cosa significa? Niente scintille, a parte quello. E tra l'altro tutta la potenza del motore viene trasmessa al mandrino, non c'è dispersione di potenza. Quindi cosa significa? Che un brushless dura di più di un classico motore a spazzole. Quindi dovendo scegliere, io ormai questo qua ce l'ho da un po' di anni, dovendo scegliere bisogna puntare sul brushless perché sono più potenti, più performanti e durano di più. Perché comunque, considerando che vanno a batteria, avere uno spreco di energia sulla batteria vuol dire che dura molto di meno, oltre alla potenza. Quindi brushless. Vi faccio notare la differenza tra questi due, che sicuramente avrete notato. Allora, cosa cambia tra questi due trapani? Questo è un avvitatore e un trapano a percussione e trapano normale. Quindi può avvitare, forare il legno, forare materiali duri come il calcestruzzo grazie alla percussione. Allora, questi numeri qua regolano la frizione. Cioè la frizione è quanta forza devi imprimere nell'avvitare. Se io faccio per esempio a 1, che è il minimo, oppongo una resistenza al mandrino perché sforza. Quindi la frizione fa fermare il mandrino. Perché è utile? Perché se noi mettiamo una regolazione di frizione troppo alta, quando andiamo ad avvitare magari nel legno, nel cartongesso o in materiali morbidi, la vite può passare giù. Quindi noi regolando la frizione regoliamo quanta forza deve imprimere nell'avvitare. Quindi è molto utile. L'altra funzione che c'ha è appunto di foratura, che è il simbolo internazionale, diciamo, quello standard di una punta del trapano stilizzata. Si regola la velocità al massima e così possiamo usarlo per forare. L'altra funzione che c'ha è la funzione di trapano a percussione, il simbolo del martello. Può forare materiali duri, quindi utilizza una percussione, quindi oltre a forare imprime anche una forza orizzontale nel mandrino, come se picchiassimo con un martello, così, in questa direzione. Quindi se noi vediamo così si vede che questo mandrino fa questo movimento, lo fa decine di volte al minuto, che noi neanche ce ne accorgiamo, ma si sente il caratteristico rumore del trapano. La differenza tra questo e questo qual è? Che questo è solo avvitatore, non ha la funzione della percussione, non ha la funzione di foratura, ha l'attacco esagonale, quindi praticamente possiamo mettergli gli inserti o il porta inserti classico con l'attacco rapido. Qual è la caratteristica di questo avvitatore? Che oltre a girare, a differenza di questo che imprime una forza orizzontale, questo imprime una forza sulla rotazione. Quindi ha qui dentro, vediamo che il corpo qua è in metallo, non è in plastica ma è in metallo, qui dentro c'è, in parole povere, non sto qui ancora a spiegare, a fare il pippone, ha una specie di incudine che imprime una forza di rotazione, come se noi andassimo di leva su a chiudere o a svitare. Quindi questa qua praticamente ha una potenza di avvitatura e svitatura molto più forte di questo. Quindi questo qua lo utilizzo molto per avvitare perché è uno spettacolo. Simile a questo c'è questo qui, che praticamente è uguale identico a questo. Cosa cambia? Che funziona ad aria compressa. Praticamente questo qua per cosa si usa? Per cambiare le gomme. Anche questo si potrebbe usare per cambiare le gomme, però cosa cambia? Questo ha l'attacco da mezzo pollice, questo è adatto per i bit, quindi per avvitare le viti, questo è adatto a dadi di questa bulloni, dadi bulloni, come questo. Quindi l'unica differenza tra questo e questo è l'attacco,
questo funziona ad aria, questo funziona a batteria, però praticamente hanno lo stesso meccanismo interno. Spendo un attimo due parole per questo, che è un avvitatore della Tac Life. Perché l'ho comprato? Perché non pesa niente. Quindi rispetto a un avvitatore possiamo vedere come l'agevolezza non ha paragoni. Però a cosa serve questo? Io lo uso tanto per le cerniere, per avvitare viti di piccole dimensioni, oppure negli spazi stretti dove non riusciamo ad arrivare. Questo qua tra l'altro in dotazione c'è anche l'angolare, quindi ha una potenza mi sembra di 3,6 volts, mentre questo è un 18 volts, quindi possiamo capire che la potenza di questo è ridotta. Però è molto utile tipo per regolare, appunto, per regolare le cerniere o per fare piccoli lavoretti, quindi è abbastanza utile. Non è indispensabile per vivere, però è utile, quindi ci sta. Ok, finita la serie di quelli a batteria, e accenno sul pneumatico, passiamo a quelli a filo. Vediamo le caratteristiche. Questo qui è molto simile a quello che abbiamo visto prima, della Makita, è un trapano della Bosch a percussione sempre, ma questo qua ha una piccola differenza, anzi due piccole differenze. La prima è che oltre a essere come trapano a percussione, funziona anche come trapano scalpellatore. Qual è la differenza? Come vediamo da questa manetta, questo ha la funzione di foratura, la funzione di percussione, però ha anche la funzione di foratura e scalpellatore o demolitore, e la funzione solo di scalpellatore o solo demolitore. Cosa vuol dire? Che in questa funzione qua la punta non gira, ma effettua dei colpi, ma non in modo come un martello, ma utilizza un'altra tecnologia, no? Una tecnologia elettropneumatica, quindi sfrutta l'aria per imprimere la forza, come ad esempio un martello pneumatico. Quindi qual è la differenza tra questi due? Praticamente che questo è più adatto a materiali più duri, quindi se dobbiamo lavorare 99% sul cemento, sul mattone, è meglio questo perché comunque è più performante sui materiali duri, perché è studiato per lavorare in materiali duri. Questo in particolare diciamo che è un ibrido tra virgolette, quindi funziona su tutti i materiali, però è molto più performante sui materiali duri rispetto all'altro. Un'altra caratteristica che ha è il mandrino, che possiamo vedere che c'ha monta esclusivamente delle punte particolari. Queste punte, o comunque il trapano, è detto SDS o SDS Plus, poi ci sono vari stili, però diciamo che quando voi vedete scritto SDS sappiate che è specifico per materiali duri. Ah, un'altra cosa che non ho detto, a parte che la punta ha l'attacco rapido per essere attaccata, dopo per toglierla abbastanza così, quindi è molto più veloce del mandrino. La funzione che ha lui di scalpellatore, quindi funzione elettropneumatica, quindi fa questo movimento qua sfruttando il movimento della punta, quindi a parte il peso, che questo qua in particolare è molto leggero, ma lavorando sulla punta esclusivamente noi possiamo lavorare per un po' di tempo senza affaticare il braccio, perché il mandrino è particolare e scarica tutta la forza e tutte le vibrazioni su qua, non sull'operatore. Funziona anche da demolitore, quindi il tassellatore potremmo anche definirlo martello demolitore, perché questo qua con questa punta in particolare è utile per togliere le piastrelle dal bagno, per esempio fare le scalanature nel muro, se dobbiamo fare una traccia nel muro con questo, con questa funzione qua riusciamo a fare tranquillamente, a spaccare giù il muro, a fare una traccia senza far fatica. Col trapano normale non ci riusciremmo perché non ha questa funzione qua, funziona come un martello pneumatico in miniatura. Quindi questo ibrido è una via di mezzo tra questo qui e questo qui che vediamo adesso. Allora, questo bestione qua non ne sono sicuro, ma pesa circa, non so, 6, 7, 8 kg più o meno, contro i 2 kg di questo. Quindi come potete capire, questo è un macchinario
per lavori gravosi, molto più pesante, molto più potente, perché questo qua addirittura è un 5 joule di potenza contro 1,2 di questo. Quindi questo qua praticamente ha le stesse funzioni dell'altro: foratura, foratura, percussione, rotazione e demolizione. Quindi questo movimento ha anche lui la funzione sempre pneumatica. Anche lui ha l'attacco SDS Plus, punte rapide. Quindi per cosa è indicato questo qua? Per tirar giù la casa, sostanzialmente. È un demolitore vero e proprio. Io praticamente l'ho usato per tirar giù dei blocchi di cemento armato, per spaccarli. Con questo qua vengono giù come burro. Va benissimo per togliere piastrelle, per scanalare, tutti quei lavori, diciamo, di muratura pesanti, di demolizione. Questo qua è un ottimo attrezzo per demolire. Qual è il contro? Il peso. Perché pesa veramente una tonnellata. Però diciamo che questo qua è un giocattolino a confronto di questo. Questo veramente, veramente ottimo. All'occorrenza, di solito danno in dotazione anche un mandrino con l'attacco SDS, che dopo si trasforma in classico. Quindi diciamo che è un adattatore. Però diciamo che sul Bosch ha senso metterlo. Ce l'ho anche per questo, ma praticamente è inutile, perché immaginate di fare un foro nel muro con questo. E questo è quanto. Quindi facciamo un breve riassunto su le tipologie di trapano. Abbiamo il trapano a percussione, che hanno il simbolo del martello di solito, anzi non di solito, sempre. Quindi sono sia trapani classici, che si usano senza la percussione, cioè per materiali morbidi come il legno, o a percussione, cioè funzione del martello, che va bene sui materiali duri, quindi pietra, cemento e così via. Qui abbiamo un trapano tassellatore, scalpellatore, con l'attacco SDS, quindi ha la stessa funzione di questo, ma in più è anche la funzione di scalpellatore o demolitore. Si monta con le punte apposite SDS, da cui prende il nome il trapano. Qui abbiamo il vero e proprio martello demolitore o scalpellatore. Ha la funzione di percussione, viene usato per la demolizione, quindi si usa esclusivamente per demolire, per togliere le piastrelle, per spaccare i muri, tutto quello che vi viene in mente che si può fare. Quale scegliere? Dovete vedere quello che vi serve. Questo diciamo che è una via di mezzo tra questi due, quindi diciamo che racchiude questi due utensili, però ha meno potenza di questo e meno potenza di questo. Ok, quindi diciamo che è un compromesso, diciamo, se sapete che dovrete tirar giù, magari vi capiterà di ogni tanto di dover fare una scalanatura nel muro, può capitare, prendetelo. Sapete che lo userete solamente da fare quattro buchi nel muro ogni tanto, prendete questo. Sapete che dovete demolire la cucina, ma una volta nella vita, comprate ancora questo. Se invece già dovete fare dei lavori più importanti, allora andate su questo. Riassunto per quanto riguarda gli abitatori. Questo abbiamo detto che appunto che è l'attrezzo più completo, quindi fa da abitatore, fa da trapano e fa da trapano a percussione. Quindi con un solo attrezzo noi possiamo fare dei fori nel muro con delle classiche punte, dei fori nel legno, montargli un bit e avvitare. Quindi questo qua diciamo che è il più completo. Questo qui invece è esclusivamente avvitatore, in particolare è un avvitatore a impulsi, quindi abbiamo detto che ha un meccanismo qui dentro che genera una leva, quindi è molto utile per avvitare. Questo attrezzo in particolare ha l'attacco per i bit. Esiste anche in versione pneumatica, che è quello classico dei gommisti, oppure c'è la batteria ma con l'attacco da mezzo pollice, quindi per questi, diciamo, per avvitare i bulloni. Con un adattatore possiamo usare anche questo. Con questi io adesso ce l'ho in giro. Ci sono degli adattatori da montare sul bit. Adesso non è questo, c'è un adattatore così che dopo va tranquillamente a montarsi qua. Quindi per cosa è utile questo qua? Per avvitare cose pesanti. Quindi se avete delle viti così è molto più performante di questo, perché questo qua ha molta più leva, ha molta più forza. O magari avete delle viti autofilettanti così, molto grosse da inserire, questo è veramente ottimo.
Se invece sapete che dovete lavorate solo esclusivamente con dadi, bulloni, prendetelo con l'attacco da mezzo pollice. Ad aria lo svantaggio è che serve un compressore, quindi io sinceramente questo qua lo utilizzo poco o niente perché è abbastanza scomodo. Penso che tra i due è ancora meglio la batteria. Per ultimo abbiamo questo qua piccolino, questo qua è molto utile per fare lavori appunto in spazi stretti o che non hanno bisogno di eccessiva forza, appunto una cerniera, la mensolina che si è svitata, che dovete andare andate sotto la cucina a sistemare la vitina perché si muove il lavello. Con questo qua è l'ideale. Quindi vi ho detto le differenze tra filo e batteria, avvitatore a impulsi e avvitatore a percussione. Abbiamo visto le differenze tra questo e questo. Più o meno. Quindi la domanda da 1 milione di euro, per cui state guardando sicuramente il video, è: quale devo comprare? La risposta è: non esiste il trapano migliore. Questo non è migliore di questo, questo non è migliore di questo. Non esiste il trapano migliore in assoluto, esiste il trapano che va bene per te. Devi vedere le tue esigenze, quello che ti serve, quello che devi farci. Non posso dirti quando sì, compra questo, vai tranquillo, e poi lo usi una volta al mese e quella volta che ti serve la batteria scarica. O ti dico compra questo e poi 2 volte su 3 lavori fuori casa e non hai la presa di corrente. Quindi bisogna guardare le proprie esigenze, il proprio budget, perché giustamente bisogna guardare anche quello, e capire che cosa mi serve realmente. Quindi facendo un riassunto del riassunto del riassunto, filo batteria, se lavori sempre in casa e sai che avrai sempre a disposizione una presa di corrente, prendilo a filo. Se invece sai che magari lo userai un po' di più, oppure sei un po' più esigente, oppure non voglio aver l'ingombro del cavo, batteria. Perché adesso ti dico, guarda, se lo usi anche lì una volta al mese, non comprare questo, comprati un Parkside che lo paghi 60-70 euro, quindi al costo di questo, però è più comodo. Quindi io personalmente, dovendo scegliere, a filo non lo comprerei. Però poi se uno dice no, però guarda, io devo andare a sistemare una casa, devo lavorare tutto il giorno col trapano, allora torno su quello a filo. Quindi ritorniamo su quel discorso lì. L'unico consiglio che io mi sento di dare è di puntare sul brushless, che sicuramente è più performante. Vi parlo delle batterie. Evitate batterie piccole, quindi come minimo 18 volt da 2 ampere, non scendete sotto, perché sennò la prima volta che andate a fare un buco nel trapano, dopo 30 secondi si è scaricato o non ce la fate neanche a farlo. Evitate i marchi cinesi, perché come questo, però io questo qua l'ho usato una volta quest'anno perché mi serviva assolutamente, l'ho comprato, adesso penso che non lo userò più per i prossimi 10 mesi, quindi ho speso quello che ho speso, basta. Però riguardo al trapano, se volete spendere poco, prendete questo. Non scendete a dire, ah, ma quello lì costa 5 euro in meno. Se invece siete un po' più esigenti, dopo lì si apre un mondo su chi preferisce Bosch, chi preferisce DeWalt, chi preferisce... Quindi spero di aver esaurito tutte le risposte. Se avete qualcosa da dire, scrivetelo nei commenti. Se avete qualcosa da ridire su quello detto, scrivetelo nei commenti. Mettete mi piace se il video vi è stato utile. Se vi è stato utile, iscrivetevi anche al canale. Qui sotto in descrizione trovate i vari link di tutti i trapani. Questo non lo troverete, vi metto il modello nuovo che è uscito, brushless. Vi metto un link di trapani a filo. Metterò 2 fasce di prezzo, economica e fascia un po' più alta. Quindi se il video vi è stato utile, oltre a mettere mi piace, iscrivervi al canale, spuntare la campanella, comprate tramite i miei link. Che così a voi non costa nulla, perché il costo rimane invariato, però io ricevo una piccola commissione, quindi in questo modo è un modo per ringraziarmi senza spendere niente. Bene, il video termina qui. Io vi invito anche a seguirmi su Instagram, in particolare su Facebook, dove pubblico varie cose giornalmente. C'è anche un sito internet che potete andare a vedere, dove pubblicherò un articolo anche sulla scelta dei trapani, così potete andare a rivederlo. Farò un riassuntino, uno schemino. E penso di aver finito quello che dovevo dire. Quindi adesso metto in ordine i miei trapani e ci vediamo al prossimo video.